vinto, perché nell'aula parlamentare portiamo la proposta di legge che il 25 aprile del 2008, giorno della liberazione, durante il V-Day 2, raccolse 1.300.000 firme di cittadini italiani. Oggi abbiamo già vinto perché in aula parlamentare stiamo lasciando una traccia storica che racconta il prossimo futuro, con la fine del dominio dell'informazione verticale e l'affermarsi della comunicazione orizzontale, la libertà di informazione del cittadino libero, produttore e consumatore dell'informazione che vincerà. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore, l'onorevole Rampi, che ha 2 minuti e 20 secondi. Sì, Presidente, esercito volentieri la facoltà perché credo di avere il dovere e devo dire il piacere di provare a ricondurre questa discussione a degli elementi, diciamo, di realtà, di concretezza, a farla ritornare un pochino, diciamo, nelle questioni di cui stiamo discutendo e farla scendere dalle montagne del Sinai, dove qualcuno, scendendo con le tavole della legge e portatore della verità, fa un po' fatica poi a discutere con gli altri che hanno delle opinioni diverse. Sala parlamentare è esattamente il luogo dove si esercitano le opinioni differenti. Qui la questione in campo è molto semplice, intanto riconduciamo un paio di dati. Ho sentito parlare di 1,5 miliardi di contributi, stiamo parlando di circa 30 volte il 1,5 miliardi, quello di cui invece in realtà stiamo discutendo noi oggi. Ma noi, quindi a volte il delirio narcisistico ci permette di raccontarci quello che vorremmo vedere e combattere contro dei grandi cavalieri che poi in realtà si rivelano essere dei mulini a vento. Ecco, se il Movimento 5 Stelle vuole combattere contro i mulini a vento, io credo che quest'Aula parlamentare non lo seguirà in questo delirio. Sta a loro la scelta, sta al proponente, sta al collega Brescia a decidere se vuole chiudere qui la discussione o continuare a fare questa discussione in aula, perché nessuno ha proposto di chiudere qui la discussione. Io lo dico e rimarrà agli atti parlamentari. La mia proposta come relatore è di prendere in esame anche le proposte che vengono dagli altri gruppi. È la democrazia, è una fatica, ma funziona così. Si fa bene ad ascoltare la rete, si fa bene ad ascoltare i tanti commenti, bisogna ascoltare anche chi la pensa diversamente da noi e non solo i propri iscritti e i propri militanti che tutti i gruppi hanno e che tutti ascoltano. Poi bisogna ascoltare anche gli altri, perché le leggi passano quando si ha la maggioranza. La scelta di cui siamo davanti è se si vuole piantare una bandiera e dire che si combattono cose che non hanno niente a che vedere con quello di cui è oggetto la proposta di legge o se si vuole uscire da quest'Aula con una riforma radicale e significativa del sistema dell'informazione in questo Paese. La possibilità di uscire con Concluda. questa riforma è davanti a noi, è una possibilità che il Movimento 5 Stelle può conseguire, deve scegliere se farlo o deve scegliere se, come altre volte ha fatto, ribadire con forza, con urla e con clamore la propria posizione che ormai abbiamo tutti conosciuto. Grazie. Grazie a lei. Il governo intende replicare? Prego, sottosegretario Amici. Prendo solo 2 minuti perché l'evoluzione con la quale ho assistito a questo dibattito, compreso l'ultimo intervento del relatore che ha raccontato la narrazione di come questa proposta di legge, come dire, c'era un invito dentro la Commissione, un lavoro molto avanzato e potesse giungere all'Aula con un parere diverso dall'espressione della contrarietà data dal voto della Commissione. Per quanto attiene il Governo, ovviamente questa questione, proprio per l'evoluzione che come si è determinata, si rimetterà alle decisioni dell'Aula, proprio per gli elementi contraddittori che sono avvenuti anche nella stessa discussione della Commissione. Ma intendo ribadire che la complessità dell'argomento, la necessità di una riforma che era già presente nelle parole del sottosegretario Lotti, è la testimonianza invece di una decisione molto di merito dentro la complessità per trovare una soluzione che passi attraverso la costituzione di un fondo che rimetta un po' ordine in una materia che ha visto tanta frammentarietà e proprio per questo all'interno di questo auspicio, che dipenderà dalle scelte che l'Aula determinerà, cioè il Governo sta dentro questa ipotesi, come dire, di ragionamento per giungere a una soluzione che intorno ad un argomento che certo presenta elementi contraddittori, alcuni di analisi, con un'evoluzione nel tema della comunicazione e del rapporto tra produttore e consumatore, come l'ultimo intervento, dentro il quale io credo che mai occorre smarire l'idea che ci ispira, che è quella della Costituzione, della garanzia di un pluralismo dell'informazione che credo debba essere la stella che guidi dentro le discussioni di un tema così complesso. La ringrazio. Il seguito del dibattito è rinviato.
ad altra seduta. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge già approvata dal Senato, numero 2957, modifica la legge 4 maggio 1983, numero 184, sul diritto di continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare, e delle abbinate proposte di legge numero 350, 910, 2040, 3019. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione generale è pubblicato in calce al resoconto stenografico della seduta del 25 settembre. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ne ha chiesto l'ampliamento. La Commissione Giustizia.